Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro 2, parte gli scherzi, benvenuti in una nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo rapinato la stazione di polizia per vedere dove si trova la limousine del generale. Beh, scopriamo dove si trova. Shopping! L'ho trovata! I found the limo. Tu sei bravo! Hey, Shawnee, where the hell are you? What's up? Get up. Bella, bella figa. What, you're actually taking me along? I can't get a hold of Pierce. Thanks, I guess. You're welcome. Now get up. You gotta catch that limo. Grazie, credo. Poverina. Oh, patata, Shawnee. Allora, abbiamo un minuto e neanche 50 secondi, davvero, per arrivare al centro commerciale, che tra l'altro io il centro commerciale, come probabilmente saprete, ci siamo già stati per comprare vestiti. E io sapevo quel posto, lo conoscevo proprio per questa missione, ma fino a quel giorno, fino alla live, io non sapevo che ci si potesse entrare, tranne la missione appunto. È stata una gran bella scoperta sapere che là dentro c'erano dei vestiti. Ok, andiamo al centro commerciale. Dammi solo un secondo. Oh no! Ecco fatto. Sai qual è una cosa bella di Sentro 3 rispetto per esempio a Sentro 2? Che per esempio in Sentro 2 il razzo quello telecomandato è, diciamo, un'arma a parte, mentre in Sentro 2 tu devi potenziare il lanciarazzi normale per poi renderlo teleguidato. Aspetta che sto arrivando. Calmi tutti. Tu vieni con me. E niente, non è riuscito a venire. Ho fatto su ma non me l'ha preso. Here he comes, get ready. Spara. Con dei lanciarazzi. Ok, dammi un attimo, aspetta. Lo vedo. Allora, calmi tutti, prendiamo questi, tu vieni con me, si sa mai che avere qualcuno in più possa essere molto comodo. Aspetta che me ne mancano due, me ne manca uno ora. Ecco fatto. Lo prendo io, merda. E niente, mi è esplosa addosso. Vedi, io sapevo che si poteva entrare, ma solo per la missione. Aspetta che ricarico, perfetto. Non sapevo che potevo entrarci oltre la missione. Che tra l'altro, fammi vedere una roba. Ok, in teoria quando sei qua dentro la mappa ti fa vedere la mappa di questa zona. Ti fa vedere la mappa del centro commerciale, cosa che adesso non mi sta facendo vedere. Probabilmente perché in teoria... Ma come è fatto entrare... Ah beh, in realtà c'è l'entrata per le macchine, è vero. Sto dicendo, come ha fatto ad entrare questa? Allora, teniamoci da parte il fucile questo qua pesante con il lanciagranate, perché ci servirà dopo. No, sul serio, come stanno entrando questi con le macchine da queste parti? Come stanno facendo ad entrare? Mi serve una scala. Eccola qua, perfetto. Oh, calmo. Ci ha provato a investirmi. E guarda un po', in realtà il negozio si può entrare anche durante la missione. Eccoli là, altri stronzetti. Ma scusami, voi da dove siete apparsi? Due secondi fa non c'eravate. Ma si levi, signora, anche lei. Ma cosa si mette a correre davanti a una sparatoria? Sul serio. Guarda quanta gente. Porca puttana. Ci fosse un premio per tutte le uccisioni, in questo momento saremmo veramente a posto. Ma vai via. Mi sa che la polizia qua del centro commerciale in questo momento
è più concentrata perché a noi non ci calcola ad uccidere. Oh, calmo. Durante l'animazione mentre tiravo su Shondi mi stavano sparando. Ecco fatto. E porca puttana, durante le animazioni però non vale. Guarda, durante le animazioni mi sparano. Ma che pezzi di merda. Ma vai via. Ecco fatto, tirati su tu. E tirati tu, e tirati su tu anche tu. Forza, forza, muoviamoci prima che ne arrivino altri. Ah, eccoli lì i ristoranti. Oh, dannazione, volevo prendere altri panini però prima. Non ho fatto in tempo. La madonna, col veicolone militare però. I'm invincible. Tu sei un coglione, ecco che ti dico. Bon, ucciso, perfetto, siamo salvi. Is he dead? Beh, direi di sì. You got a light. That's it, huh? Seeing as we stole their drugs, cornered the lower dust market, took their territory and killed their leader, I'm pretty sure the sons sì, of Sam. Sì, lo penso anch'io. So how'd I do? Sei well, stata bravissima. Dead, and you're not, so I'd say pretty goddamn good. So you think I could take Gat? Not in your fucking life. Nah. What about Pierce? Probably not. Ma no, ma come? Child? Seems he's dead. I'm pretty sure you'll kick his ass. You're an asshole. E io un altro colpo per sicurezza gli avrei sparato così. Tutto. Shopping completato, $50,000. Quartiere guadagnato, $500, tanto per cambiare. Il bulldog del generale, ma pensa un po'. E i veicoli dei Samedi, ovviamente. E personalizzazione Samedi. Hai sbloccato le provocazioni e i complimenti dei Samedi. Ah, incredibile. Hai sbloccato Shondi. Ecco, questa è una cosa che diciamo un po' una cagata. Per avere il compagno di quella fazione, quindi in questo caso appunto i Sons, Shondi, devi completare tutte le missioni, quando in teoria tipo nel 3 per avere il compagno prima fai metà missioni, lei diventa tua compagna, la puoi chiamare quando vuoi. Diciamo che è un po' una cagata, però vabbè, ci sta. E nuove missioni disponibili, anche se quelle dei Sons non è vero perché le abbiamo finite. Beh, già che siamo qui allora, facciamoci un po' di rifornimento di cibo. Ah, salve, salve a tutti, bravi tutti quanti. Già che siamo nel centro commerciale vi faccio vedere. Trovate dei ristoranti unici, un negozio di armi abbastanza completo ovviamente. C'è quello solo delle armi da mischia, il che non serve perché il negozio di armi già le vende. Altri ristoranti, due negozi a questo piano e un altro negozio ancora all'ultimo piano. Poi ovviamente dentro questo negozio ci sono anche dei veicoli abbastanza carucci come questo. E per uscire dobbiamo tirare dritto, mi sa. Eccoci arrivati nel garage, perfetto. Questa qui è una bella macchina, è molto veloce tra l'altro. E appunto la puoi trovare in teoria solamente qua dentro al centro commerciale. Ecco fatto. Attrazione dentro il nostro garage. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.